Con Roberto Rullo, nuovo acquisto della Pallacanestro Cantù, dopo aver conquistato la Serie A con Pistoia, ti ritrovi a giocarla con la maglia di Cantù, una maglia prestigiosa. Che tipo di esperienza è per te? Ma sicuramente è un'emozione grandissima poter vestire questa maglia e anche oggi entrare in questo palazzetto e vedere tutta questa gente per la presentazione. È sicuramente una cosa che mi riempie di orgoglio e di responsabilità. Spero quest'anno di farmi trovare pronto quando verrà il momento e di divertirmi e di far divertire tutta questa gente. Ecco, la squadra ancora ridotta tra nazionali e problemi aerei, ma che impressione ti sei fatto di questa squadra? Secondo me è una squadra molto competitiva, considerando anche il mercato delle altre, secondo me possiamo giocarcela veramente con tutti. Sono contento della squadra con cui giocherò e sono veramente felice di far parte di questo gruppo. Grazie Roberto. Per te un ritorno in Serie A dopo l'annata direi ottima dell'anno scorso, ecco, personalmente quali sono i tuoi obiettivi, ecco, al fianco anche di giocatori già affermati, diciamo? Cercherò sicuramente di guadagnare minuti e la fiducia dei miei compagni e dell'allenatore durante la settimana per poi farmi trovare pronto quando verrò chiamato in causa. Questi sono i miei obiettivi di partenza, poi durante l'anno vediamo. Ecco, presentati un attimo ai tuoi tifosi, tu che ruolo prediligi, visto che sei dato sia uno che due? Io ho giocato sia da play che da guardia, quest'anno ho parlato anche un po' con Pino prima di venire qui, cioè credo che giocherò particolarmente da guardia ed è un ruolo che forse mi piace di più. Quindi le tue corde, diciamo. Sì, perché anche da quando ero più piccolo, nelle giovanili, giocavo la maggior parte dei minuti da guardia, quindi diciamo che mi trovo più a mio agio sicuramente. Ecco, tu nelle giovanili hai fatto Siena, Treviso. Siena e Treviso. Quindi il tuo biglietto da visita è buono. Speriamo bene. Ecco, con Pino tu sei stato allenato già da Pino, in nazionale, giusto? Sì. 3 anni con l'Under 20. Quindi lo conosci bene? Sì. Sai che è uno abbastanza esigente. Sì. Mi sono sempre trovato molto bene con lui, quindi sono stato felicissimo di accettare di venire qui a casa.